l'imperatore come a capo del mondo, o meglio a capo del suo impero, ovviamente. Perché le quattro stagioni e non altre cose? Perché nell'armonia della natura le quattro stagioni ritornano perennemente, come perenne sarebbe dovuto essere l'impero d'Asburgo. Bene, signori, ci possiamo accomodare ora ad osservare più da vicino la rappresentazione evidente delle quattro stagioni. Diciamo subito con l'inverno, quella che in realtà doveva essere la prima delle quattro stagioni dell'anno. Potete vedere una vecchia corteccia è diventato il viso di questo vecchio, perché così appare l'inverno, no? Come un vecchio sofferente. Per la bocca è stato utilizzato un fungo, mentre l'orecchio e il naso sono rappresentati da due rami spezzati. Dal mento fuoriescono delle radici che stanno ad indicare una barba ispida e incolta. Sul capo troviamo questa edera che vuole essere la speranza della primavera che arriverà. E l'unica nota di colore, come potete vedere, è rappresentata dagli agrumi di stagione. Una stuoia di paglia avvolge le spalle del nostro personaggio. Bello. Prego, signori. Bello. Fantasia sonora. Ed eccoci ora di fronte alla primavera. Se osservata da lontano appare come il volto di una giovane donna, ma basta avvicinarsi per notare che il viso, e in particolare il colorito del viso che va dal bianco al rosato, è stato ottenuto attraverso l'accostamento di alcuni fiori. Poi il naso, per fare il naso ha utilizzato invece un bocciolo di giglio, un tulipano per l'orecchio e da questo tulipano orecchio, possiamo dire, pende una delicatissima aquileggia. La capigliatura, come potete notare, è un insieme di fiori di diverso tipo, tutti fiori primaverili, e in questo caso l'arcipoldo ha utilizzato per decorare la spalla anche delle verdure. Il collo invece è ottenuto con questi fiori bianchi delicatissimi. Nella versione originale ci sono delle margherite che spuntano qua e là e servono proprio per attirare lo sguardo dell'osservatore. Prego, signori, da questa parte. Ed ecco voi l'estate. Anche qui ritroviamo naturalmente gli elementi tipici della stagione. Una zucchina è servita per il naso, mentre ciliegie e piselli sono serviti per la bocca. E poi l'aglio, il mais, vedete che dal colletto spunta il grano. Sul colletto c'è la firma dell'autore, seguita dalla lettera F, che sta per fecit dal latino, cioè egli fece, a testimonianza appunto dell'autenticità della sua opera. Sotto è indicata la data della realizzazione di questo quadro, il 1573. Bene, signori, concludiamo il nostro giro con l'autunno. Ed ecco un vecchio tino tenuto insieme da rami di salice, contornato da un fogliame. Anche questo è un personaggio piuttosto rude, grezzo. Per il naso l'arcimboldo ha usato una pera molto matura e bitorzoluta e una grossa mela invece per realizzare la guancia. Vedete la capigliatura formata da fogliame con una grossa zucca sulla nuca e i grappoli di uva rossa e bianca, quasi ad indicare la rappresentazione mitologica che si faceva di Bacco. Bene, grazie signori. Grazie, brava Carla.